nuovo attaccare, dice, magari sarebbe stato il caso di dire quindi ti danno fastidio le sanzioni, parliamone. Prima di tutto però pretendiamo un cessate del fuoco. Lei dice, partiamo da questo punto, certo. Mettiamo un po' di sollievo, facciamole scappare, curiamo i feriti, facciamo quello che c'è da fare con un cessate del fuoco immediato. E possiamo anche leggere come un segno di debolezza quello della Russia, però poi dall'altra parte ci sono sì i leader Draghi, Letta, questo, quest'altro che danno la solidarietà, ma non c'è una strategia di fondo. Poi dice manca una strategia e un movimento, ci muoviamo un po' random. Allora voglio Damiano per sapere cosa pensa lei, visto che abbiamo chiamato anche in causa il Partito Democratico, il governo, prima però voglio farle rivedere un po', che l'abbiamo chiamata adesso in causa più volte, questa controffensiva un po' mediatica che ieri ha voluto tentare Putin. Allora vediamo com'è, se ha funzionato, e poi me lo dice anche lei, guardate. Solo missili e colpi d'arma da fuoco. La guerra oggi si combatte anche sul web, a suon di propaganda e notizie false o manipolate. A destare impressione ieri è stato il discorso di Putin allo stadio di Mosca. Un video che però non convince, perché potrebbe essere un gigantesco fake. Almeno secondo alcuni media, che parlano di lavoratori e studenti precettati insieme a persone reclutate a pagamento. Un evento preconfezionato, come dimostrerebbe anche l'immagine di queste ragazze pubblicata da alcuni siti, identica a quella di un video di un evento dello scorso anno. E poi c'è il giallo dell'interruzione del discorso di Putin, dovuta non ad un errore tecnico secondo i media ucraini, ma al fatto di dover nascondere i fischi del pubblico. E c'è anche chi dice che la trasmissione non era in diretta, per consentire alla regia di tagliare le eventuali immagini non gradite. Mentre Putin parla, dalla regia parte la musica. Difficile districarsi nel campo da battaglia del web e stabilire la verità sulla base di immagini che traboccano dai social e con cui Russia e Ucraina si sfidano, talvolta inciampando vistosamente, come è accaduto al numero uno del Roscosmos, Ragosin, che ha twittato il video di un episodio avvenuto sulla ferrovia Roma-Lido la sera di Halloween di 4 anni fa, spacciandolo per attuale, per sostenere che i rifugiati ucraini appena accolti in Italia si starebbero rendendo protagonisti di atti di violenza. La guerra del nuovo millennio, dunque, si combatte anche sui social network, un'arma che Putin teme al punto d'aver spento sul territorio russo Facebook, Twitter ed Instagram. Allora Damiano, che Putin è un Putin che esibisce forza ma in realtà maschera debolezza, e quindi un Putin con cui bisognerebbe trattare in una maniera più assertiva, come diceva Barbara Lezzi? Ma io ho sentito delle parole sagge fin qui. È evidente che le guerre moderne non si combattono solo sul terreno, non solo sul terreno. Quindi c'è la battaglia mediatica, c'è la battaglia militare, c'è la battaglia degli hacker, c'è la battaglia spaziale. Ci saranno delle onde d'urto durante e dopo questa guerra. Ed è vero che manca una strategia ed una visione. Noi ci muoviamo un po' come se fossimo di fronte ancora ad un'immagine fissa, un fermo immagine. Siamo ancora fermi a stai con Putin o sei contro Putin. Io non sto con Putin, è l'aggressore. Non condivido il messaggio né con Putin né con la NATO, che mi ricorda un po' né con lo Stato né con le Brigate Rosse degli anni 70. E io ero contro le Brigate Rosse, ma non ero contro lo Stato. Però non vorrei che ci fosse una sorta di desiderio di escalation, che è molto preoccupante, quasi che questa debolezza indiscutibile che Putin sta dimostrando, perché l'azione militare è in stallo, possa portare ad una massima maoista. Io sono di quegli anni, e la massima è bastonare il cane che annega. Facciamo molta attenzione. Io sono dalla parte di coloro, naturalmente, tutta la mia solidarietà a Guerini, ci mancherebbe, che non mi pare un grande falco, mi sembra più una colomba nello schieramento. Sono con quelli che dicono che bisogna forzare la mano per la diplomazia, costringere i contendenti a sedersi, e probabilmente ci sono delle grandi nazioni, abbiamo visto Turchia, Israele e Cina, che sono fuori direttamente
dalla contesa che potrebbero svolgere questo ruolo. Se la corsa è più armi, più sanzioni da ambo le parti, poi è evidente che andremo verso un'escalation che nell'immediato provocherà dei grandi disastri e nel futuro, io credo, noi dovremo anche avere l'accortezza di distinguere Putin dalla Russia, perché in ogni caso non so quale sarà il destino di Putin, ci penseranno i russi. Noi non possiamo immaginare una globalizzazione dell'economia e una geopolitica nuova che esclude la Russia. Io alla guerra fredda che ho conosciuto quando ero ragazzino non ci vorrei tornare. Voglio un commento su questo, Antonio. Sì, no, il commento non c'è, perché sono cose da sottoscrivere pienamente. Poi c'è un discorso legato a questi discorsi di buonsenso, che è l'opinione degli italiani, perché non so se ci avete fatto caso, ma il paese è stato interpellato attraverso i sondaggi di opinione, no? E che hanno detto delle cose molto, molto chiare e costanti. Ovviamente condanna di Putin e dell'aggressione russa, favorevoli la maggioranza degli italiani alle sanzioni, non favorevoli la maggioranza degli interpellati all'invio di armi. E hanno ragione. Non favorevoli una grande maggioranza a un intervento della NATO. E quindi la domanda implicita era: dobbiamo arrivare a un negoziato rapidamente? Forse non è stata fatta in questi termini, ma è la conseguenza di quello che abbiamo detto. Allora, questo paese che ha questa visione, ripeto, di buonsenso, quale quella che sta emergendo questa sera in questo dibattito, ma chi lo ascolta? Chi lo ascolta? Perché il procedere in ordine sparso, qui ovviamente il discorso non riguarda soltanto l'Italia, ma riguarda l'Unione Europea, riguarda il cosiddetto fronte occidentale, questo procedere in ordine sparso va esattamente contro nella direzione contraria. Allora, devo mettere in stand by perché ho un momento di pubblicità. A quello che gli italiani poi mi dovete dire chiedono. Anche però se con questo Putin è possibile arrivare a un punto di incontro e di mediazione, ma me lo dice tra un secondo dopo la pubblicità. Gli scorsi scappavano a migliaia. E allora ti ringrazio Fausto Biloslavo per questo tuo racconto ancora una volta, e voglio chiedere a Damiano, appunto, anche con la contezza di quello che ci racconta Fausto Biloslavo, quindi di quello che succede sul terreno, delle persone che muoiono, cercano di scappare, ma quello che dice Antonio Padellaro, ovvero far ragionare anche Zelensky, portarlo a un tavolo di trattativa, lui oggi diceva a Putin incontriamoci, è realistico? Lei immagina che con Putin oggi, fissate quelle coordinate che lui chiede, sia possibile trattare? Le conseguenze di questa guerra disgraziata sono che gli stati spenderanno più soldi per le armi, e io sarei contrario. Che abbiamo il ritorno al carbone per sostituire le altre energie e renderci liberi dalla Russia, che abbiamo i bambini che muoiono o i bambini che diventano soldato, avremo una decrescita dell'economia come conseguenza e una crescita dell'inflazione. Quindi queste sono le prime conseguenze di questa guerra disgraziata. Secondo punto, ha ragione Padellaro. Le questioni poste sul tavolo ormai sono chiare. Arrivano delle veline, chiamiamole così, che dicono ci sono due campi di azione. Il primo è quello della neutralità. Sì, la questione della neutralità dell'Ucraina si pone sul tavolo. Come fare questa neutralità? Io ricordo che già 3 settimane fa la Germania aveva avanzato un'ipotesi che è stata rapidamente accantonata di un'Ucraina che per un periodo di 10 anni prometteva di non entrare nella NATO, poi si abbandonò quel terreno. Il tema si ripropone. Il secondo tema è quello dei territori, la Crimea, il Donbass e così via. Se questi sono gli elementi cardine
di una possibile conclusione è vero. Se vogliamo porre fine a questo scempio, bisogna costringere non Zelensky e Putin a sedersi ad un tavolo. Quindi l'azione non è quella degli insulti reciproci, della criminalizzazione reciproca, che sappiamo dove andrà a parare. Il punto non è aumentare la dotazione di armi da parte della Russia, che usa i missili di un certo tipo, piuttosto che dell'Ucraina, che verrà rifornita. Il tema non è inasprire ulteriormente le sanzioni compromettendo la situazione. Il punto fondamentale è quello di costringerci tutti ad una trattativa. Si può fare e si deve fare. E questo vuol dire chiamare in causa le grandi potenze. Abbiamo detto la Cina, la Turchia, Israele, gli Stati Uniti facciano un'operazione che punti in quella direzione, piuttosto che sfoderare i muscoli reciprocamente. Perché, guardi, questa guerra è vissuta da me e da tanti come la prima guerra europea dalla seconda guerra mondiale. È vero, non è stata quella del Kosovo. È un dato di fatto, è vero, la guerra dei Balcani è stata diversa. La prima guerra europea. E noi abbiamo, io tramandato da mio padre e da mio nonno, l'orrore della seconda guerra mondiale, dell'occupazione nazista. Quindi lì nessuno ci vuole tornare. Certo. Bisogna trattarla con l'attenzione. Quindi bisogna necessaria. Trattare. Lo so che è difficile. Lei dice, ecco, ma infatti, allora su questa strada, difficoltà, io la fermo Damiano, la perché trattativa. Ci sono aggiornamenti dalla Cina che non, adesso qui non so se facilita la trattativa. Giuseppe, quali sono gli ultimi report dalla Cina? Sì, la Cina dice che le sanzioni contro la Russia sono semplicemente scandalose. I cittadini russi sono stati privati, secondo il vice ministro degli esteri che è intervenuto a Pechino al forum sulla sicurezza, dei loro beni illegalmente e soprattutto che la NATO deve smettere la sua espansione verso est perché in questo modo sta costringendo nell'angolo una potenza nucleare. Quindi intanto Batacchi non proprio una Cina che si è immediatamente posizionata con l'Occidente come erano tutte le nostre aspettative, no? Dopo la telefonata con Biden. Ma io voglio anche chiederle di questa neutralità, perché ecco. Che è quello che viene presentato in questo momento. Quindi che ognuno non pensi poi soltanto al suo orticello prima di pensare a quella che è la situazione globale. Però io sono curiosa di sapere, visto che abbiamo visto tornando al Parlamento italiano c'era Salvini perplesso con il prossimo decreto a votare per le armi. Ed è una posizione... ride Padellaro, perché ride? Perché la perplessità di Salvini sono a giorni alterni. Noi non sappiamo mai qual è la perplessità di domani o quella di dopodomani. Quindi ci rifacciamo andiamo giorno dopo giorno, ogni giorno ha la sua pena. Allora Lezzi, lei la condivide questa perplessità? Pensa che c'è un asse ampio perché l'hanno votata praticamente tutti tranne pochi? L'ordine del giorno era della Lega, se non sbaglio. Cioè, ma qui non è che si può fare in Parlamento una cosa, addirittura sottoscriverlo, ma come purtroppo ha fatto anche il Movimento 5 Stelle, poi dire no, ma io non sono d'accordo. Quello è un atto che rimane, è un impegno al governo per spendere 13 miliardi in più ogni anno per tutti gli anni. Non si trovano i soldi per le scuole, per gli insegnanti, per le pensioni, per la ricerca, ma santo cielo, spendiamo 13 miliardi in più per le armi. Ma non è intollerabile una cosa del genere, soprattutto in questo momento di difficoltà profondissima degli italiani. E poi la pace non si costruisce con le armi. Ma che significa questo? Che significa questa nuova spesa? Io lo sapevo, guardate, io lo sapevo e oggi sui giornali hanno cominciato a dire no, ma non serviranno tanto per le armi, ma per pagare più stipendi. No, non va bene, non va bene. Ripeto, abbiamo gli stipendi dei nostri insegnanti tra i più bassi in Europa e non si trovano perché spesa corrente non si può fare. Abbiamo rinviato la riforma della Fornero, non siamo riusciti adeguatamente a riconoscere il loro lavoro e il sacrificio a tutti gli addetti alla sanità dopo gli anni di pandemia e poi troviamo 13 miliardi e adesso abbiamo i leader che sono perplessi. Ora sono perplessi. Una battuta Damiano, veloce però su questo, voglio sentire un po' la voce del Partito Democratico. La mia battuta è questa, è evidente che la onda d'urto della guerra la sentiremo fra un po'. I dati della cassa integrazione sono ancora buoni, aspettiamoci un marzo ed aprile nel quale torneremo alle casse integrazioni del 2020 quando c'era la pandemia e vi ricordo che nel 2020 per la cassa integrazione, per
tutelare imprese e lavoratori abbiamo messo 20 miliardi, non 150 milioni, ma non 20 per, miliardi. Non per le, fabbriche d'armi però, non per le fabbriche d'armi, quelle non vanno in cassa integrazione, no, per, da quello che no, diceva. Ma che c'entrano le fabbriche, ma no Antonio, ma non per le fabbriche d'armi, che c'entra? Che c'entra? No, stavamo parlando del destino delle risorse, io sto dicendo che dovremmo mettere tanti soldi per la cassa integrazione. Sì, appunto. Allora, noi siamo in conclusione, quindi voglio ringraziare tutti i miei ospiti, ringrazio Antonio Pat-